Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'Infotime, il nostro classico appuntamento settimanale dove ragazzi come sempre vi svelerò gli eventi che si svolgeranno questa settimana sui vari giochi che normalmente vi porto sul canale. Prima di iniziare vi ricordo di guardarlo tutto questo video, ascoltare bene quello che vi dirò perché oggi ho delle belle sorprese per voi e naturalmente date un'occhiata anche alla sua descrizione perché potete trovare tante informazioni utili per partecipare agli eventi che tra pochissimo vi annuncerò. Altro piccolo avviso, questo ragazzi sarà l'ultimo Infotime perché poi partirò per le ferie, starò via circa 2 settimane, quindi il prossimo Infotime lo troverete online il 27 di agosto, non il 13 e neanche il 20 perché sarò via e quindi non avrò la possibilità di organizzare degli eventi per giocare insieme a voi. Non vi preoccupate però, nel frattempo non sparirò completamente, sarò comunque attivo sui miei social e naturalmente ogni giorno troverete sul canale dei nuovi video, quindi non vi lascerò senza video. Adesso ragazzi direi di concentrarci su questo Infotime. Vi ricordo ragazzi di seguirmi sulla mia pagina ufficiale Facebook, sul mio canale ufficiale Telegram, sul mio profilo ufficiale Instagram. Molto probabilmente vi pubblicherò delle stories o comunque delle foto mentre sarò in vacanza, così diciamo che potrete venire in vacanza insieme a me. Vi ricordo ragazzi di seguirmi anche su recordinggame.it, una piattaforma digitale dove potete condividere i vostri gameplay, e di scaricare Awand, un'applicazione gratuita che potrete utilizzare per seguire i vostri youtubers preferiti e ricevere sempre le notifiche ogni volta che pubblicheranno dei video online, perché ultimamente YouTube diciamo che fa un po' le bizze, quindi con Awand avrete la possibilità di sapere sempre quando uno dei vostri youtubers preferiti ha pubblicato un video online ricevendo una piccola notifica. Come sempre ragazzi vi ricordo che ogni lunedì, eccetto il 13 di agosto e il 20 di agosto, ma il 27 di agosto sicuramente troverete un nuovo Infotime sul canale. Vi ricordo ragazzi di controllare anche la sezione community del mio canale YouTube perché ogni tanto vi posto dei messaggi anche lì. E oltre a scaricare Awand vi consiglio anche di attivare la campanella, perché se YouTube non va in vacanza, diciamo che attivando la campanella siete sicuri di ricevere tutte le notifiche ogni volta che pubblico un video online. Ok ragazzi, adesso direi di passare agli eventi di questa settimana. Direi di partire da ARMS, visto che settimana scorsa non ho organizzato nulla su questo titolo. Sarò online il 9 agosto dalle 18:30 alle ore 19. Giocherò delle partite pubbliche online. Nella descrizione di questo video potete trovare l'ID del profilo che utilizzerò per giocare ad ARMS. Va bene ragazzi, eccoci arrivati su Battlelands Royale. Sono molto contento che questo titolo sia piaciuto a tanti e tanti se lo siano scaricati sul loro smartphone. Io vi ricordo ragazzi che lo stavo giocando su PC utilizzando BlueStacks. Vi lascio nella descrizione di questo video anche il link per scaricarvi questo programmino. Visto che settimana scorsa l'evento è durato pochissimo, questa settimana ho deciso di allungare i tempi e quindi sarò online il 7 agosto, praticamente domani, dalle 11 a mezzogiorno. Giocherò una partita con tutti quelli che saranno online. I match normalmente non durano tantissimo, quindi cercherò di giocare col maggior numero di persone possibili. Se sarete tanti, probabilmente non riuscirò a giocare con tutti, però considerate che se non riuscirete a partecipare a questo evento, avrete la possibilità di beccarmi online in un evento successivo. Naturalmente che vi annuncerò in un prossimo Infotime a partire dal 27 di agosto. Nella descrizione di questo video potete trovare l'ID per inviarmi la richiesta d'amicizia al profilo che utilizzo su Battlelands Royale. Vi ricordo ragazzi che l'applicazione è gratuita e potete scaricarla sui vostri smartphone. Va bene ragazzi, visto che settimana scorsa abbiamo giocato delle belle partite, ho deciso di dare ancora un'occasione a Mario Tennis Aces, anche perché ho visto che c'erano parecchie persone interessate a partecipare all'ultimo evento di Mario Tennis Aces, però non avevano magari capito come raggiungermi online. Vi lascio un breve tutorial in cui vi spiego come provare a raggiungermi nella lobby che utilizzo per giocare su Mario Tennis Aces e che utilizzerò il 9 agosto dalle 19 alle 19:30. Vi ricordo ragazzi che i posti sono limitati. Nella descrizione di questo video vi ricordo inoltre che potete trovare l'ID del profilo che utilizzerò per giocare a Mario Tennis Aces. Ok ragazzi, eccoci qua su Mario Tennis Aces. Come sapete tutti quanti, questa è la schermata principale del gioco. Io di solito quando organizzo un evento online con voi vado su multigiocatore con una sola console, un giocatore, potete selezionare anche 2 giocatori. Ci sarebbe la modalità locale, io vado su modalità online.
ve lo faccio vedere perché a parole è un po' complicato da spiegare. Naturalmente bisogna aspettare un attimo che la console si colleghi a internet e poi clicco su in solitario. I personaggi competono per aggiudicarsi il maggior numero di vittorie. Solo un giocatore per console Nintendo Switch può partecipare. Se invece fate a squadre, potete giocare in due dalla stessa Nintendo Switch. E in teoria, cercando giocatori, vi dovrebbe apparire poi il mio simbolino. Se appare il mio simbolino vuol dire che la mia lobby non è ancora piena. Se no, ragazzi, vi ricordo che comunque i posti su Mario Tennis Aces sono limitati, quindi nel caso non doveste riuscire ad entrare, probabilmente non vi apparirà nulla, perché comunque ci sono 4 posti e uno è già occupato da me, quindi ci sono soltanto 3 posti disponibili. Spero, ragazzi, che questo breve tutorial vi possa tornare utile per partecipare all'ultimissimo evento che organizzerò su Mario Tennis Aces, o comunque vi possa tornare utile per magari creare eventi con i vostri amici. Va bene, ragazzi, eccoci arrivati su Splatoon 2. Non potevo non organizzare un nuovo evento su questo titolo prima di partire per le ferie. Evento numero 100. Quindi questo sarà il 100° episodio di Splatoon 2. Allora, ho deciso di strutturarlo così, modificando leggermente il format che utilizzo sempre. Sarò online il 7 agosto dalle 20. Non vi dico fino a che ora perché non so quanto durerà l'evento. Giocheremo delle partite private e giocheremo 5 round. Uno per ogni modalità di gioco. Per ogni round giocheremo 3 partite, quindi 3 mischie mollusche, 3 partite nella modalità torre mobile, 3 partite nella modalità zona splat, 3 partite nella modalità vongol gol, 3 partite nella modalità bazookarp. Ogni 3 partite uscirò dalla lobby e rientrerò, così nuove persone avranno la possibilità di partecipare a questo evento. All'inizio di ogni round, quindi prima del primo match, io creerò 2 squadre, ognuna formata da 4 giocatori più un panchinaro. Naturalmente ruoteremo e in questo modo anche chi inizierà in panchina avrà la possibilità di giocare. Le squadre si chiameranno Alpha e Beta. Alla fine di ogni round, la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di vittorie, quindi almeno 2 su 3, porterà a casa quel round. E alla fine di tutto, la squadra che avrà portato a casa il maggior numero di round, ovvero almeno 3 round su 5, porterà a casa la vittoria. Quindi verrà dichiarata la squadra vincitrice di questo mega evento di Splatoon 2. Chiamiamolo mega evento perché non ho mai giocato così tante partite in un evento insieme a voi. Io spero, ragazzi, che questa idea vi possa piacere. Come vi dicevo prima, non ho messo un orario di fine evento perché non so quanto durerà. Potrebbe durare un'ora, come anche un'ora e mezza. Comunque sicuramente al massimo giocherò 15 partite totali. Se avete delle domande scrivetemi un commento qui in descrizione e volentieri vi risponderò. Come vi dicevo, spero che questo evento possa piacervi. Era tanto per cambiare un pochettino il format classico che utilizzo per Splatoon 2. Con questa mega sorpresa, ragazzi, terminiamo questo infotime qua. Come sempre, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui nell'infotime. Vi ricordo, ragazzi, che il prossimo episodio dell'infotime uscirà il 27 di agosto. Alla prossima, ragazzi!